cominciamo con questo bembo che ciascuno di voi avrà sentito nominare, di cui si conosce moltissimo, perché recentemente soprattutto gli studi intorno al bembo hanno avuto una notevole ripresa negli ultimi 70-80 anni, a partire praticamente da Dionisotti, che è quello che se n'è occupato maggiormente e che ha lasciato il segno, perché dopo tutti gli altri che sono venuti, anche i più recenti critici, Floriani eccetera, si sono basati soprattutto sulle conclusioni del Dionisotti, criticandole o portandole avanti, ma comunque. Ora, bembo è un veneto, il che dovrebbe darci anche un pochino di rilievo. So che se ne è parlato 2 o 3 anni fa qua, non mi ricordo più chi ha tenuto la conferenza, ma mi pare di sì. Comunque, si tratta di una gloria nostra, come si dice adesso, una eccellenza nostra. E vi dico subito, perché è quello che io dicevo ai miei scolari e a cui sono rimasta fedele, che è un autore non grande, ma molto importante, importantissimo. Di quegli autori che non si ammirano, soprattutto, e non si propongono agli scolari per la bellezza della loro poesia o per il particolare fascino dei loro racconti, assolutamente, ma è una di quelle pietre miliari, diciamo così, della storia letteraria e soprattutto della storia linguistica italiana. Per quale motivo? Prima di tutto perché basta guardare l'arco di tempo della sua vita. È nato nel 1470 ed è morto nel 537. L'arco della sua vita ha occupato un periodo che è stato cruciale per la storia italiana, per la storia politica in modo particolare, perché è il momento in cui qualsiasi possibilità, non dico di unificazione, che era impensabile, ma qualsiasi possibilità di unione tra almeno alcuni stati sarebbe stata ancora possibile, e il disfacimento completo della libertà italiana, che a partire dal 1500, dall'occupazione spagnola, eccetera, non è più naturalmente in causa, non è più neanche da pensare. Quindi dal punto di vista della... e lui è appartenuto a questa storia, perché ha partecipato, non molto volente a dir la verità, ha partecipato ad essa essendo per forza di cose a un certo punto impegnato nel campo della Chiesa, ma questo è un pochino dopo. Questa figura ha bisogno, secondo me, di essere fortemente umanizzata, perché detto così sembra proprio un saggio, un erudito, e invece è stato un uomo dalle molte passioni e soprattutto un uomo di infinita coerenza. Vediamo un pochino in che cosa consiste la sua importanza e soprattutto in quali settori si è particolarmente applicato. Noi lo dobbiamo ricordare, ed è veramente doveroso, non solo per l'assesto che egli comunica alla lingua, con una ostinazione e con una coerenza, ripeto, incredibili, ma anche per la sua attività nell'ambito poetico, sempre sottovoce, sempre abbastanza senza particolari livelli poetici, ma come vedrete da qualche sonetto, da qualche cosa che magari farò il tempo a leggervi, sicuramente interessanti. E anche perché ha vissuto profondamente una vocazione di erudito. Lui è nato, vi dicevo, nel 1470 in una casa altamente patrizia, quella dei Bembo veneziani. Data la sua appartenenza familiare, inevitabile era per lui, o sarebbe stata per lui, la partecipazione attiva al governo della dominante, al governo della Serenissima. Questo era quello che si richiedeva agli aristocratici di alto livello, come erano i Bembo. Lui nasceva da un Bembo e da una Morosini, quindi avrebbe avuto aperte tutte le porte, come le aveva avute aperte suo padre, Bernardo Bembo, anche lui letterato, appassionatissimo di antichità, ma che era riuscito, appartenendo alla generazione ovviamente precedente a quella di Pietro, era riuscito a tenersi
sia l'una che l'altra cosa. Cioè aveva fatto il suo lavoro di politico e di ambasciatore in molte città, ma era riuscito anche a partecipare alla un'attiva attività umanistica e soprattutto aveva accumulato in casa una meravigliosa biblioteca, una biblioteca nella quale si raccoglievano tantissime cose importanti. La prima volta che il nome di Pietro Bembo, cioè del figlio, compare è proprio, mi pare, nel 1491, quando nella biblioteca di Bernardo, che era eccezionale per quei tempi, inferiore solo alla Niciana, quella che sarà poi la Niciana, cioè la Marciana, nella biblioteca del Bembo lui venne con Bernardo, il poliziano, a postillare insieme col giovanissimo Pietro, di cui compare proprio il nome per la prima volta in postilla, a collazionare un testo di Terenzio. Quindi lui aveva assicurata una carriera. In realtà, come vedremo, da quella carriera cercherà a poco di tirarsi via, confluendo però alla fine, come vedremo, e come il Dionisotti ci racconta nei suoi saggi, confluendo poi in quella immarcescibile corte che era la corte romana, la corte papale, ma questo sarà molto più avanti. Intanto vediamo come progredisce, visto che tutto sommato uno schema biografico è utile in questi casi, ci sono dei punti fissi che bisogna ricordare. Vi parlavo appunto di questo 1791, Bembo ha 21 anni, subito dopo parte, pensate un poco, per Messina, per andare ad ascoltarvi le lezioni di grammatica greca di Costantino Lascaris, e quindi evidentemente iniziando con l'avallo del padre, con la protezione del padre, iniziando una carriera chiaramente nel campo erudito. Di quel soggiorno, che non fu breve, di 2 anni in Sicilia, egli porterà su il ricordo con la grammatica greca di Lascaris, che farà pubblicare proprio a Venezia da Manuzio. Aldo Manuzio aveva cominciato da pochissimo tempo la sua attività tipografica, sapete quanto è importante, una delle prime cose che pubblicò fu proprio la grammatica greca di Lascaris, portata su dal giovane Pietro. Di quel viaggio in Sicilia, durato circa 2 anni, quindi non è che ci stette poco, voglio dire, e andare in Sicilia da Venezia era abbastanza un'impresa, e di quel soggiorno in Sicilia ci rimane un poemetto in latino, l'Etna. Non è un poemetto, è indicato come poemetto in molte letterature, ma non è un poemetto. Io ho avuto la fortuna di leggere, dico la fortuna perché non è di facile da trovare. È un vero e proprio dialogo, con il padre, in latino naturalmente, perché il latino era la lingua ufficiale e quella si usava, soprattutto a un certo livello naturalmente, è un dialogo col padre sulle bellezze e sulle caratteristiche della Sicilia e appunto sono le prime notazioni sull'Etna, sulle leggende che vi circolano. Niente di speciale, chiaramente una cosa abbastanza discorsiva, ma ci dà un primo elemento utile, e cioè l'abitudine del Bembo di comunicare per dialogo. Tutte le sue cose, come vedrete, sono a dialogo. Il che già significa molto, perché di fronte a un... dovete pensare che immediatamente prima del Bembo e contemporaneamente a lui naturalmente, il volgare, la letteratura volgare e quella in latino, la produzione volgare e quella in latino, si erano intrecciate in una maniera eccezionale. Dopo la prima fase del 400, in cui si scriveva quasi totalmente in latino, naturalmente sto sempre parlando di opere di un certo livello, era venuto fuori una specie di anarchia del volgare. Parlare di anarchia è eccessivo, diciamo che si era prodotto una produzione in volgare che aveva caratteristiche di
molto diverse. Si andava dalla produzione di tipo filosofico a quella, pensate per esempio a Leon Battista Alberti, che nel 41, 1441, scrive una... dà indice, diciamo così, il famoso certame coronario, che è una specie di concorso letterario a cui sono chiamati a partecipare persone che scrivano in volgare. E non ebbe molta fortuna quel certame, a dire la verità. Non credo neanche che sia stato poi svolto, né fu assegnato alcun premio. Ma questo significa che ormai la propensione anche a un certo livello di scrittura e di letteratura andava al volgare. In volgare, come voi sapete, hanno scritto nella seconda metà del 400 tanti altri autori, da Lorenzo de' Medici dal Magnifico a naturalmente a Poliziano, eccetera, ma tutti usando il volgare e il latino quasi contemporaneamente, facendo confluire quasi l'uno nell'altro, in una situazione che al tempo dovette apparire sostanzialmente una situazione di anarchia. Questo lo dico perché lui per primo farà in modo, e con molta, ripeto, coerenza, perché io ho parlato adesso delle sue primissime cose, il Detma in latino, quindi lui si adegua a questa abitudine al latino, ma nello stesso tempo non sa già o pensa già che la produzione successiva non potrà essere più in latino, o almeno non sarà in latino, ma dovrà essere anche in volgare, come pensava l'Alberti, come pensava lo stesso Lorenzo, come pensava Flavio Biondo, il quale anche lui spingeva i suoi scolari all'uso del volgare. Questo è il volgare, ma è un volgare incontrollato e spesso insofferente di qualsiasi regola. Pensate che a questo periodo appartengono persone come il Burghiello, la poesia burghiellesca, sapete quella poesia, non so, sospiri azzurri di speranze bianche, oppure nominativi fritti e mappamondi, quella poesia assolutamente giocosa, tipo Palazzeschi per intenderci, no? Anche peggio, anche di più, di cui forse c'è qualche senso a volerlo trovare, ma è difficilissimo, è così il Berni. Quindi il volgare si era sì prodotto, ma non... in opere di una certa levatura, di un certo livello. E invece evidentemente il giovane Bembo sentiva la necessità che proprio quella lingua fosse, quel volgare era necessario che fosse adoperato, ma che doveva avere le stesse regole, la stessa nobiltà, la stessa dignità che il latino aveva. Quindi non in questo anticipo un pochino i tempi, ma lo ripeterò più avanti perché è una nota di tutta la vita, di tutta la vita pembesca. E infatti subito dopo è ancora in bilico tra il dare alla sua vita una soluzione e una partecipazione politica, come la Venezia richiedeva, e lo richiedeva con una certa durezza. Vi ricordo il caso, forse qualcuno ne avrà sentito parlare, del primo umanista veneziano Ermolao Barbaro, il quale senza aver particolarmente richiesto la carica, era stato insignito del vescovato di Aquileia, del patriarcato di Aquileia. Divenne patriarca di Aquileia, lo stesso Papa, che era allora Pio II, glielo assegnò. Beh, fu messo ai margini della vita cittadina, dovette andare a Padova. Venezia da questo punto di vista era durissima con i suoi presunti amministratori, che un giovane di nobilissima famiglia, di grandi conoscenze, di grande parentado, di grande intratura, diciamo così, si dedicasse alla letteratura, era un esempio, ecco, voi non potete immaginarlo forse, era un esempio di frivolezza estrema che avrebbe condizionato la sua vita anche per il resto. E infatti il Bembo lo capì benissimo, per questo dico che fu molto coerente, perché fin dall'inizio egli si mantenne su questa strada e solo più tardi, molto più tardi e per forza di cose,
accettò di, non dico di pronunciare i voti, ma per avere alcuni benefici ecclesiastici, ma molto tempo dopo, 20 anni dopo, accettò di entrare nella chiesa nella quale solamente per i suoi meriti letterari fu, non dico accettato, ma cooptato veramente. Quando diventerà, come vedremo, cardinale, ma lo diventerà nel 1539, quindi praticamente 8 anni prima della morte. Però, ecco, facciamo qui, anticipo un pochino troppo, siamo rimasti a Manuzio e all'attività giovanile del Bembo. Cosa fece poi Bembo? Si dedicò insieme col padre, proprio in vista di una futura occupazione diplomatica, ha molti incarichi pubblici, non a Venezia però, ma seguendo il padre nei suoi vari vicedominati, cioè nelle varie città, Ferrara in modo particolare, dove stette per un anno, ma anche Padova, ma anche altre, Milano, eccetera, dedicandosi quindi a occupazioni di tipo diplomatico. Ma intanto già progettava qualche cosa. C'erano anche altre cose che lo tenevano legato a Venezia. Noi sappiamo, l'ha messo insieme il Dionisotti, di un carteggio, prima di una sua passione per una dama veneziana, conosciamo solo le iniziali, MG, una passione che deve essere stata piuttosto forte, e poi per un'altra veneziana, la Maria Savognan, che era di nascita friulana, ma viveva a Venezia e aveva parenti tra gli Strozzi e Ferrara. Il carteggio, ecco, così lo tiriamo via un pochino da questa opacità del latino e del greco e del volgare. Il carteggio Savognan-Bembo è una delle cose, edito da Dionisotti proprio, è messo insieme da Dionisotti, è una delle cose forse più deliziose che si possano leggere, non per le lettere di Bembo, perché Bembo aveva anche questa abitudine. Verso la fine della vita lui divise, raccolse, era un uomo ordinatissimo. Avete presente le due rappresentazioni di Bembo? Bellini e Tiziano. Oh, voglio dire, uno che è ritratto in giovinezza da Bellini e in vecchiaia da Tiziano è una cosa un po' importante. Quello di Bellini è quel giovane biondo col basco nero, bellissimo peraltro, forse qualcuno lo ricorderà. L'altra è quella maestosa, è la visione di lui già cardinale con la mozzetta rossa e la mano alla ciceroniana messa così nell'atto di spiegare qualcosa. L'inizio e la fine di una... Comunque parlavo della sua avvenenza e parlavo del legame con la Savognan. Chi lega con quel carteggio ha una impressione particolare, non tanto dalle lettere di Pietro, che essendo state riviste dopo da lui, perché lui le raccolse tutte e le rimise tutte in ordine, dividendole con i titoli, eccetera, eccetera, a seconda delle persone a cui erano state destinate e delle risposte che aveva avuto da quelle persone, le lettere di Bembo sono coperte come da una specie di ombra. Un'ombra, l'ombra di chi vede a 60 anni o 70 quello che ha scritto da giovane, francamente, tira via quello che può tirare via, mette sopra, copre, non dico che nasconda, perché non credo che abbia mai nascosto molto. Tra parentesi, la vita anche delle persone, degli ecclesiastici in quel tempo era abbastanza libera, quindi non era quello che lo tratteneva dal lasciare certe cose. Ma le lettere invece della Savognan, così ne parliamo un pochino anche per, se a qualcuno interessa, non so, le lettere della Savognan sono una delizia. Prima di tutte sono le lettere di una donna. Di una donna che vive, siamo tra il 500 e tra il 500 e il 501, proprio a cavallo dell'inizio del secolo. E si tratta sicuramente di una donna sposata, compare il nome del, pensiamo, del marito, compaiono, vive a Venezia, ha sicuramente dei figli, ha degli interessi, è una ricca e colta signora, tant'è vero che cita il Petrarca qua e là anche nelle sue lettere, ma è vivace, è, come dire, è nervosa, forse non è giovanissima, forse sta vivendo per questo giovane poeta che lei per prima ha avvicinato mandandogli due sonetti, e vive una passione, come dire,
abbastanza matura, ecco, in questo modo. Ma quello che mi interessava segnalarvi è il paesaggio di Venezia che compare dietro queste lettere della Maria, le barche, i servi, una in particolare, una certa Donata, che viene nominata spesso, che deve essere il tramite con il bembo, scambi di piccoli doni, accenni, pensate un po', di natura linguistica. tanto è vero che si potrebbe dire che in certo qual senso il petrarchismo bembesco comincia già in queste lettere, di natura linguistica sia da parte di lei sia da parte di lui, perché lui le dice: guarda, scrivi in questo modo, questo ci è rimasto per fortuna. Comunque, voglio dire, era un uomo ormai di 30 anni, quindi le sue passioni erano ben definite, e quella con la Savoiana, a causa di una sua, la causa, si sa che non è questa la causa, ma probabilmente questo concorse, a causa di un'assenza di lei, poi di un ritorno abbastanza, scombinato, quella passione finì un po' per esaurimento, per intenderci, però è una bella cosa che ci dimostra, a parte, ripeto, della polvere che copre le lettere di Pietro, che ci dimostra una vivacità passionale che ci può ricordare, avete presente quella commedia veneziana anonima, la veneziana? Ecco, ci sono le barche, c'è la finestra sbarrata, ci sono i tradimenti, ci sono le paure, eccetera, eccetera. Cioè una specie di piccolo romanzo d'amore, diciamo un po' sbilanciato, perché le lettere di lei sono di un certo tipo e quelle di lui sono di un cert'altro. Ve ne ho parlato un pochino anche per tirare via al bembo questo suo peso di cultura che forse gli grava un pochino troppo addosso. Subito dopo... Bembo è occupato con Manuzio e con le prime edizioni di Manuzio, con le prime cinquecentine, si esce dall'incunavoli e si entra nelle cinquecentine. E le prime cinquecentine sono le edizioni del Petrarca, curate dal Bembo, curate addirittura su un autografo petrarchesco. Le edizioni di Dante, pure a cura di Manuzio, e più tardi anche quelle di altri autori. Evidentemente egli in questo tempo lavorava soprattutto in questo settore, e anche di questo gli si deve dar merito, di aver capito, non era difficile a dire la verità, di aver capito però prestissimo il valore e il peso della tipografia, dell'attività tipografica, che ha avuto un'espansione enorme in questo periodo, non solo per quanto riguarda il volgare, ma anche per quanto riguarda il latino. Arriviamo al 502-503. Il giovane Bembo non ha ancora scritto granché, ma ha già progettato e ha in pettore gli Asolani. Cosa sono gli Asolani? Un dialogo, diciamo, grosso modo sull'amore, per intenderci, ispirato a un ambiente e a una figura ben nota a Venezia, cioè la figura di Caterina Cornaro, regina di Cipro, ex regina di Cipro, perché come voi sapete Cipro è stata ceduta proprio da Caterina Cornaro, vedova dell'ultimo re di Cipro, è stata ceduta a Venezia, e Caterina ne ha avuto in cambio il titolo di figlia della Serenissima e una bellissima tenuta e un palazzo ad Asolo. In questa tenuta di Asolo, sapete quanto dolce è il paesaggio asolano, si svolge appunto il dialogo in volgare del... lui dovette capire che doveva essere agli occhi della, diciamo, gelosa Serenissima, doveva essere un segno particolare, perché esitò a pubblicarlo, lo pubblicherà solo nel 1505, ma sicuramente era già fatto, era già in buona parte completato intorno al 2, al 3 circa, con la dedica a un'altra donna, e cioè alla Lucrezia Borgia. Ora, l'amore con Lucrezia Borgia nessuno ne seppe niente allora, e poi la ricostruzione, molti di voi avranno letto quella specie, quel bellissimo testo della Bellonci sulla Lucrezia Borgia, la vita e i costumi suoi, e vi assicuro che
con tutto quello che è stato poi scritto sui Borgia e che era stato scritto prima, quel libro lì rimane ancora fondamentale, perché dietro all'apparenza così distorsiva e piacevolissima c'è una raccolta, io l'ho avuta in mano, la raccolta, la schedatura fatta dalla Bellonci. Si tratta di un libro che è uscito nel 39-40, quindi ormai ha i suoi anni, ma si legge freschissimamente adesso. Sicuramente tra i due ci fu una brevissima relazione tra il 1502 l'inizio e soprattutto il 1503, dal febbraio del 1503 fino alla fine dell'anno circa. Il giovane bimbo era tornato a Ferrara, dove aveva tanti amici, e tra questi amici Ercole Strozzi. Ercole Strozzi, figlio di Tito Vespasiano Strozzi, famoso e incallito umanista anche lui, appassionato di poesia, lui per primo aveva dedicato delle poesie a Lucrezia, e proprio ad Ostellato, dove gli Strozzi avevano, avete presente Ostellato? Sì. Dove gli Strozzi avevano una villa, probabilmente avvenne il primo incontro tra Lucrezia Borgia e il bembo, tramite appunto Ercole Strozzi. C'è un testo anche su questo, e cioè una raccolta delle molte, non molte, diciamo, delle lettere del bembo a Lucrezia. Quelle di Lucrezia sono pochissime. Tra le une e le altre c'è un nucleo firmate da Lucrezia con la sigla FF, una sigla particolare, evidentemente amorosa. Dovette essere un sentimento decisamente profondo, anche se ovviamente osteggiato al massimo, osservato e non criticato, perché in realtà dei contemporanei nessuno seppe quasi nulla, quasi nulla. Se non ci fossero quelle lettere, probabilmente ne sapremmo pochissimo anche noi, ma certamente Lucrezia, anche per i suoi trascorsi, era assai guardata, controllata, il duca suo marito non avrebbe avuto certo piacere di certe voci. Gli incontri, qualche incontro, non moltissimi sembra dalle lettere, vi furono tra i due, qualche incontro vi fu, ma più tardi, nel giro di pochi mesi, già verso l'inverno del 503, dopo che Lucrezia aveva avuto la notizia della morte del padre, avvenuta nell'agosto di Alessandro VI, no? Avvenuta nell'agosto dello stesso 1503, Lucrezia dovette rientrare a Ferrara, ci furono altre cose, ma anche lì ci sono degli spunti di una umanità enorme. Il famoso sonetto del cristallo, che dopo casomai vi leggerò, avessi almeno io di bel cristallo il cuore, è stato scritto proprio per Lucrezia Borgia. E a Lucrezia Borgia sono dedicati gli Asolani, ecco perché avevo aperto questa parentesi. Quindi gli Asolani sono nati sotto il segno di Maria Savoignan, ma sono stati poi dedicati a Lucrezia Borgia. E torniamo agli Asolani, dove si parla d'amore, e se ne parla di un bellissimo, bellissimo, per me è bello, può essere un po' pesante, soprattutto in un settore, tra i giovani che portano gli strani nomi di Perottino, Gismondo è più normale, e Lavinello, il terzo. E c'è anche un romito, cioè un eremita, diciamo così, che alla fine concluderà in un certo modo. Si parla d'amore e se ne parla in volgare. Questo, ripeto, agli occhi della, diciamo occhi, aveva gli occhi dappertutto, agli occhi della Serenissima doveva essere una cosa molto grave, molto grave. Questa frivolezza di scrivere una storia, sia pure del tutto inventata, è chiaro, ma nel contemporaneo, in un ambiente contemporaneo, tra persone che usavano il volgare, questo doveva, come dire, essere gravissimo per la carriera del bembo, e non crediate, lo sarà veramente. Sarà soprattutto questo che lo trattiene più avanti da altre cose, da altri comportamenti. Che cosa si racconta in questi Asolani? Tra questi tre giovani si trovano, la cornice è chiaramente di tipo boccaccesco, perché si trovano nella corte di Caterina Cornaro ad Asono e parlano di amore, parlandone nei modi allora più usati. Il primo,
Perottino, sarebbe il bembo, mi dispiace ma si è dato un nome così, Perottino, un nome un po' ridicolo se vogliamo. Perottino parla dei mali dell'amore. Tra parentesi, guardate che la filosofia neoplatonica allora di gran moda, allora in uso, pensate a Marsilio Ficino, alla teologia platonica, eccetera, vedeva nell'amore un elemento destabilizzante, un qualche cosa di estremamente negativo. Perottino ne parla proprio in questi termini, sottolineando lo scompaginamento, l'agitazione, l'anarchia che l'amore provoca nel cuore dell'uomo. Si parla sempre da parte maschile, si va di bene. L'altro, Gismondo, invece porta davanti a sé il segno stesso di Eros, e cioè descrive le delizie, le compiacenze, le sensualità dell'amore così come è vissuto normalmente, come passione, come desiderio, eccetera. Ed è forse il più caloroso, sicuramente il più caloroso dei tre. Il terzo, e cioè Lavinello, parla dell'amore platonico, cioè dell'amore sentito come un bisogno di bellezza e di armonia che, muovendo dalla creatura amata e che par bella, appunto, può salire anche a livelli più elevati, facendo a meno di lei, facendo a meno di vederla, solo pensandola, solo ricordandola, solo descrivendola. Questo terzo libro finirà poi, ma in maniera abbastanza affrettata, con il discorso del Romito, che è appunto questo eremita che vive lì vicino ad Asolo e che interviene attraverso Lavinello nel colloquio dei tre. E lui, il Romito, che voce può portare? Può portare la voce della religione, la voce che consiglia di partire, abbandonare l'amore terrestre per dedicarsi all'amore per Dio, di cui l'amore terrestre è solo una pallida, sfocata e pericolosa rappresentazione. In realtà noi capiamo subito che al nostro bembo delle tre tesi, cioè le tre tesi gli importano ovviamente, ma non gli interessa poi neanche esprimere veramente il suo parere, perché non abbiamo la sensazione, benché il discorso finale sia quello del Romito, non abbiamo certo la sensazione che egli parteci per questo o per quell'altra delle tre posizioni, e ne estraiamo un interessante mezzo per capirlo anche più avanti, e cioè che il testo, il contenuto, il fatto in sé al bembo non interessa quasi mai profondamente. Certo mostra interesse per questo e per quello, ma non ha nessun interesse a proporre una propria posizione, una propria soluzione, un proprio modo di essere. Gli interessa la forma. Ecco, e questo è il punto infetto e su cui poi tanta critica si è battuta. Gli interessa solo la forma, è la forma del volgare, come già vi ho detto. E gli aspetta un pochino a pubblicare gli Asolani, li pubblicherà solo nel 1505, con la dedica, ripeto, a Lucrezia, e attraverso il Manuzio. Ma ormai si potrebbe dire che la sua carriera è abbastanza compromessa. Vedete quanto bastava poco la Serenissima per allontanare quelli che non riteneva fossero abbastanza dediti alla realtà politica. Sto parlando naturalmente di una certa classe sociale, non sto parlando di tutti. Questa era proprio la politica della Serenissima. Sicché il giovane bembo se ne va da Venezia, prende una decisione che per lui è vitale. Ha 35 anni, a un certo punto deve pur decidersi, no? Il padre è ancora vivo, lo facilita fornendogli la possibilità di vivere altrove, e per un certo periodo il giovane bembo va alla corte di Urbino. Vedete, dalla corte della Cornaro, seppure una corticina ristretta, no? L'unica corte possibile in territorio veneziano, sia ben chiaro, dalla corte di Asolo, ristrettissima, alla corte di Urbino, che
appena riavutasi, Urbino dico, dalla tempesta di Cesare Borgia, da cui era stata occupata, si era, come dire, ripresa rapidamente e aveva preso poi le sembianze che poi manterrà per una ventina d'anni ancora. Una corte preziosa, raffinatissima, forse tra le più eleganti di tutto il Rinascimento, una corte alla quale convenivano con Guidobaldo da Montefeltro e la moglie Elisabetta Gonzaga moltissimi, quasi tutti i letterati del tempo. Si tratta di un ambiente prezioso in cui il nostro Bembo sta benissimo per un poco e in cui matura ulteriormente la sua posizione, la sua situazione, le sue idee. Durante il periodo Binate, dal 1506 al 1512, 5-6 anni, anni circa, perché poi fece anche un viaggio a Roma, ma insomma quello non c'entra, e lì si vivrà alla corte di Urbino, ma anche questa vita un po' da cortigiano, e da cortigiano, come voi sapete, la fece poi più tardi Castiglione in maniera molto più ricca e più lieta. Comunque in questa corte Urbinate lì si trova benissimo, ma non ci può vivere da cortigiano. Un patrizio veneto cortigiano, neanche lui si vedeva molto, non aveva propensione per altre attività, come già ho detto. Cosa scrisse in quel periodo? Si tenne un po' sulle generali, scrisse in volgare delle stanze per una specie di festa che si era organizzata a Urbino, scrisse l'unica sua canzone non del tutto petrarchesca, come vedremo, e cioè la canzone per la morte del fratello, che era già morto però da tempo, era morto nel 1503 Carlo Bembo, ma lo ritroveremo più avanti perché è uno dei personaggi delle prose della volgar lingua. Poi scrisse anche qualcosa in latino, in lode dei duchi di Urbino. Si direbbe che ha maturato più che altro, che cosa? Ha maturato una decisione, che è quella di, visto che la strada del ritorno in Venezia gli pareva ormai preclusa, e lo è, perché in effetti dopo tentò di avere un incarico di ambasciatore da parte di Venezia, il governo di Venezia non glielo concesse, maturò la decisione di pronunciare quel minimo di ordini ecclesiastici che rendevano possibile l'attribuzione di un beneficio o più benefici, sapete di che cosa si tratta, no? Era possibile allora ottenere dei benefici, che voleva dire in pratica avere i redditi di proprietà o altro della Chiesa, senza per questo avere gli ordini sacri, o pronunciandone solo alcuni. E infatti, dopo il 1512, cioè dopo aver scritto un trattatello da imitazione di cui vi parlerò poi, il Bembo ebbe una fortuna, se vogliamo chiamarla in questo modo, e cioè era divenuto Papa Giovanni de' Medici, col nome di Leone X naturalmente, e lui, Leone appunto, che il Bembo aveva già conosciuto durante i suoi viaggi romani, ne aveva compiuti, e lo chiamò insieme col Sadoleto a fare il compilatore dei brevi. Sapete cosa sono i brevi? I brevi sono è la corrispondenza pubblica del Papa, è la raccolta dell'incarico importantissimo, prima di tutto in latino, latino ciceroniano al massimo. È incarico di grande responsabilità. La prima cosa, fu una delle prime disposizioni che Leone X prese, chiamare Sadoleto e Bembo a compilare i brevi, alla responsabilità dei brevi. E questo gli servì moltissimo ad accrescere la conoscenza che si aveva di Bembo allora, ma naturalmente fu anche, una ulteriore intrusione
in un settore in cui, per il quale non si sentiva portato assolutamente. E infatti dopo un decennio di questa operazione, intervallata da, per farvela breve, nel 19 morì suo padre a Venezia, e allora lui ritornò e stette a Venezia per un anno per questioni di eredità, di successione. E successivamente ritornò a Roma, sempre ricominciando con la sua attività. Poi si ritornò a Padova. Nel 22 ebbe una grave malattia, si riprese e ritornò a Roma. Vedete dunque che è un, diciamo neanche un decennio, abbastanza... Ti devo lasciare. Ciao. Abbastanza... Sì. Sconnesso. Sì, va bene, va bene. Filo, ciao. Allora, un ritorno a Roma è abbastanza sconnesso e che si concluse con il ritorno a Padova, dove il bimbo aveva una casa incontrata a San Bartolomeo. Una volta mi dissero che esiste ancora ed era venuta fuori dall'eredità della figlia. A Padova visse, cominciò una sua lunga convivenza con questa, dopo vi lascio perché di cose amorose ne avete sentite abbastanza, con la cosiddetta morosina Faustina. Tre figlie, sì, Lucilio, Torquato ed Elena. E l'Elena sposò un Gradenigo ed è appunto attraverso il Gradenigo che conosciamo dove doveva essere, io non lo so, questa casa di Padova che lui chiamava il suo noniano. Con la morosina, che gli stette accanto fino alla morte, avvenuta nel 35, la morte sua di lei, nel 35, ebbe appunto tre figli. Quindi vedete, non aveva ancora detto una messa, non aveva ancora pronunciato alcun ordine sacro, ma qui ci perdiamo in frivolezze, usciamone un pochino, altrimenti voi pensate di non essere venuti a sentire il bembo, ma chissà, un qualsiasi Casanova, finiamola con i nomi femminili così almeno siamo a posto, perché il bembo fu sempre molto sensibile alla grazia femminile. E, per esempio, dopo, se volete ve lo leggo pure, in un sonetto già più che sessantenne, indirizzato all'Elisabetta Querini, a una damigella veneziana, e lì ricordava appunto come era ingiusto amore a mostrarsi ancora a lui in quelle vesti, vista la sua età e vista... Ma era un bellissimo uomo, però, se lo vedete dai ritratti, era un bellissimo uomo. E chiuso con le donne, torniamo alle cose serie. Come? Un naso un po' adunco. Eh beh, sì, aveva un bel naso, ma bello. Beh, quella bozzetta rossa. Però c'è scritto nell'enciclopedia che lui non vuole mai sposare questa morosina per non perdere i benefici ecclesiali. Ma certo! Beh, ma scusi, sa, Ariosto fece la stessa cosa. Non sposò mai l'Alessandra Benucci proprio perché per non perdere i benefici ecclesiastici, non tanto suoi, ma anche la parte di eredità dell'Alessandra, cioè ci sono dietro a queste cose, ci sono sempre anche, è logico, no? È così per tutti, dei momenti, delle realtà economiche delle quali è giusto anche tener conto. E torniamo al nostro bimbo, altrimenti qua me lo fate dimenticare e mi diventa un avventuriero, e invece non lo è per niente, perché avevo detto che volevo tirargli un pochino via di polvere, no? Aveva scritto nel 1512 un interessantissimo De imitatione, naturalmente in latino, perché quello era l'uso per certi settori. E nel De imitatione, egli, indirizzandola a Giovan Francesco Pico della Mirandola, che non è il Pico che conosciamo, è suo figlio, ma Giovan Francesco era quasi il nome uguale, e in cui si sosteneva la necessità e il dovere dell'imitazione, perché stiamo parlando adesso
di una persona che si è fatta una specie di regola del privilegio del volgare. Non è che abbia scritto sempre in volgare, la sua carriera e la natura del suo pubblico esigeva che molte volte scrivesse in latino, e che latino, vi assicuro che io pensate che quando insegnavo, qualche volta davo qualche versione dal latino presa dal Bembo. Voi leggete Cicerone, siamo lì, insomma, ecco. Quindi un latino elevatissimo, ma nello stesso tempo portava avanti attivamente una sua pratica in volgare, cominciata, ve l'ho dimostrato, con gli Asolani e anche prima degli Asolani, e proseguita più avanti, quando nel 22, tornando finalmente a Roma per un po' di tempo, già c'era la Morosina, come dicevamo, e portò al Papa, che era allora l'altro Papa Mediceo, e cioè Clemente VII, portava al Papa i primi due libri delle prose della Volgarlingua, cioè della sua opera maggiore. In realtà prose della Volgarlingua, lui non le chiama mai prose della Volgarlingua, il titolo è molto più ampio come usava allora, lo chiamava semplicemente prose, e così lo chiamiamo noi per non farla troppo lunga. Queste prose della Volgarlingua sono la sua opera maggiore, in assoluto. E vi assicuro che, io penso sempre di parlare, che almeno per almeno un libro e mezzo, e anche di più, sono di una piacevolezza incredibile. Io stessa, quando le presentavo ai ragazzi, le presentavo per la loro conclusione, per quello che avevano dimostrato. In realtà hanno una sostanza, non dico poetica, sarebbe eccessivo. Questo farebbe del Bembo proprio quello che non è. Non è un poeta, non è che a lui interessa una cosa, e cioè che il volgare acquisti la dignità espressiva e forte del latino, che sia riconosciuto come lingua propria, cosa che fino a quel momento non era avvenuta, che nell'anarchia dei vari Burchiello, ma anche non Burchiello, nell'anarchia dell'alta dell'Italia settentrionale del tempo e dell'uso del volgare, si facesse un po' di ordine e di rispetto. Pensate per esempio, non so, a un Orlando innamorato. L'Orlando innamorato è un bellissimo poema, si legge con piacere, però è completamente intarsiato di elementi settentrionali, emiliani, era conte di Scandiano, il boiardo, quindi logicamente altro che emiliani non potevano essere. Quello che dispiaceva al Bembo, quello che il Bembo sentiva come non giusto, era che al volgare non fosse riconosciuta la sua giusta natura, cioè di una lingua a sé. E per questo si comincia con le prose a ricostruirne la storia, perché è essenziale che la storia, che per essere veramente una lingua, quella lingua abbia delle radici, abbia dei fondamenti, abbia una storia. D'altra parte, se vi ricordate, anche Dante nel Convivio e poi nel De Vulgari Eloquentia, aveva proposto una lingua aurica, illustre, curiale, cardinale, eccetera, eccetera, cioè si era proposto qualcosa del genere, poi era andato in tutt'altre direzioni per altre ragioni, ma la proposta, una proposta linguistica era sua, e tanto per scavalcare i secoli, il Manzoni farà la stessa cosa, o pressappoco, sorretto da una preoccupazione ovviamente patriottica che il Bembo non poteva avere, anzi, una preoccupazione patriottica che il Bembo avrebbe conculcato se l'avesse trovata nel volgare. E gli voleva che il volgare, o pensava che il volgare o volgarlingua dovesse riconoscersi dalle origini, dovesse essere riconosciuto come lingua, e perciò ne fa la storia, non accettando, si noti bene,
l'affermazione biblica della nascita delle lingue dalla Torre di Babele, e di questo il suo critico Castelvetro poi lo rimprovererà, dimostrando quanto poco religioso in realtà fosse il Bembo, e non aveva tutti i torti. E dice che è nato, il volgare è nato dal latino, ma dall'incontro del latino con le letterature, con le lingue germaniche, e quindi si era sviluppato nel suo modo tipico, e aveva acquistato dei letterati, perché, questo lo fa dire proprio nelle prose, non si può dare letteratura se non c'è lingua, e questo è essenziale. Quindi perché ci sia una letteratura, bisogna che ci sia una lingua e che quella sia riconosciuta come tale. Ora è forse logico usare la lingua dei latini, forse che i latini usavano la lingua dei greci e i greci magari quella dei fenici e i fenici quella degli egiziani. No, era necessario che la lingua fosse contemporanea, fosse per quel tempo e per quelle persone. Guardate che è una posizione che a noi può sembrare banale e scontata, in realtà non è né banale né scontata. Se pensate alle furiose discussioni che ci furono intorno a queste proposizioni, alle critiche anche di Bembeschi come il Castelvetro o come altri, vedreste che allora, proprio nel momento in cui una possibile, non dico unità, piccola unificazione settentrionale italica sarebbe potuta succedere, quella veniva completamente meno. Dal 1530 in poi non c'è più possibilità per nessun Stato italiano di fare conto per se stesso. Proprio in questo periodo è come se la realtà italiana facesse perno sulla sua tradizione e acquistasse una sua unità. Perciò dicevo che, o meglio diceva Dionisotti, a dire la verità, che il Bembo è tanto importante, perché pur non avendo caratteristiche poetiche particolari o attrattive particolari dal punto di vista del contenuto, noi siamo romantici ancora, sapete, noi badiamo solamente al contenuto, diciamo ai nostri ragazzi scrivete sinceramente, scrivete liberamente, e abbiamo ragione, è giusto, per adesso è così. Allora si diceva esattamente il contrario, la letteratura nasceva dalla imitazione. E torniamo alle prose. Tre libri ambientati a... È una cosa strana, perché vedete, di grammatiche del volgare ne era già nata una, del Fortunio, mi pare nel 16. Ora, la pubblicazione delle prose avviene tra 24 e 25. Quindi il primo a occuparsi di una grammatica del volgare è stato il Fortunio. Il Bembo lo sa benissimo, sa però anche, e per questo parlavo all'inizio di coerenza, sa però anche molto bene che lui ha già prodotto in questo senso, ha già costruito in questo senso, doveva avere già scritto i due primi libri delle prose. E allora che cosa fa? Fa la dedica, naturalmente, e la dedica è a Clemente VII. Dopo la breve parentesi di Adriano di Utrecht, naturalmente sale al soglio pontificio un altro Medici, Giulio de' Medici, e cioè il figlio illegittimo di Giuliano, col nome di Clemente VII, è il Papa del Sacco di Roma, quindi quello lo conosciamo di sicuro. Bene, la dedica è fatta a Giulio de' Medici. A Giulio di Medici, cioè usando il suo nome di cardinale, non di papa, e retrodatando dunque le prose al 1515, un anno prima di quella dell'opera del Fortunio, e dicendo appunto che quelle prose si svolgevano nel periodo in cui era presente questo cardinale, non ancora papa. Per quale motivo? Perché evidentemente, perché diceva in quelle prose, e li ripeteva degli argomenti che erano già stati trattati precedentemente da lui nel 1502, e quindi vedete, attraverso questa un po' ambigua conferma, noi possiamo vedere quanto la preoccupazione linguistica, soprattutto inerente al volgare, sia stata iniziale e determinante in tutta la carriera del Bembo.
fino a portarlo a fare un, non dico un falso, perché non è propriamente un falso, la grammatica del Fortunio non vale quella certo delle, delle prose, è tutt'altra cosa ed è anche molto più rigida, monolitica e anche scorretta da qualche parte, io non l'ho mai avuta in mano, quindi non posso dirvi. Però rimane il fatto che c'è una anticipazione che non ci dovrebbe essere, stando alla pubblicazione formale del 20, del, alla presentazione del 22 e alla pubblicazione tra 24 e 25, perché il 25 è l'anno delle prose. Un colloquio, ancora una volta, lui amava la forma del colloquio, è quella che ha sempre preferito, è quella che ha sempre amato. Un colloquio tra Ercole Strozzi, il famoso Ercole Strozzi di cui ho accennato prima, ucciso nel 1508 a Ferrara per un assassinio misterioso, Ercole Strozzi che ha la, il compito di colui che deve essere convinto. Intorno a lui Federico Fregoso, abituale frequentatore della corte di Urbino, non è che però che sia ambientata ad Urbino, è ambientata a Venezia, non l'ho detto questo, è ambientata a Venezia. E Carlo Bembo, il fratello morto di Pietro, morto nel 1503, e Giuliano de' Medici, il futuro duca di Nemur per intenderci, l'ultimo figlio del Magnifico. No? E questi tre personaggi persuaderanno Ercole Strozzi, primo, sto parlando di tre libri, no? Primo dell'eccellenza del volgare, cioè della, più che dell'eccellenza, del volgare come una lingua vera e propria. E questo nel primo libro. A quel primo libro appartengono appunto le ricerche riguardo all'origine, eccetera, eccetera, la questione della Torre di Babele che non c'è, e tutto il resto. Ed è molto bello, e costituisce una vera e propria storia della formazione della lingua, con alcune strane esclusioni che noi non capiamo molto, a dir la verità, ma chissà mai perché le ha fatte. Per noi, per esempio, se insegniamo italiano, sappiamo, noi cominciamo dalla scuola poetica siciliana, vero? Tutti cominciamo dalla scuola poetica siciliana. Il Bembo non accetta questa idea, questa teoria. Secondo lui il volgare nasce, produce, diciamo così, le sue prime esperienze poetiche nella poesia provenzale. Nella poesia provenzale. E da lì poi passa naturalmente al mondo toscano, non accenna mai né a Federico II, né a Cenno d'Alcamo, no, la scuola poetica siciliana non, è, non esiste per lui, non ne ho trovato traccia e non c'è. E passa poi appunto alla Toscana, passa a Guidone d'Arezzo e ai grandi, a Dante, Petrarca, Boccaccio, mostrandone le eccellenze e le grandezze. È un bel libro, è scritto anche con una certa, come dire, semplicità. Certo, i periodi sono abbondanti, sono lunghi, ma bisogna accettare la sintassi un po' boccaccesca. Non intendo il boccaccio delle novelle, intendo il boccaccio della cornice, il boccaccio delle varie giornate a cui le novelle sono intervallate, quindi una sintassi abbastanza pesante. Ma tocca tutti i punti necessari a dimostrare che il volgare è una lingua che vale per sé e per la quale bisogna usare le stesse cure filologiche che si usano per il latino e per le lingue classiche, perché è una lingua a tutti gli effetti e soprattutto è una lingua, e questo lo fa, vedete, dopo che Carlo Bembo, il suo fantasma Carlo Bembo, ha detto, ammette con molta cavalleria di fronte a Giuliano de' Medici che il fiorentino è sicuramente meglio del veneziano, e dice delle cose giustissime, sottolinea la tendenza del veneziano a abbassare le doppie, cioè praticamente a non pronunciarle proprio, e tanti altri difettucci che adesso non stiamo, difettucci non sono difetti, erano caratteristiche che noi conosciamo benissimo.
Però a sua volta Giuliano de' Medici riconosce che non esiste la frase che ho detto io prima, che non esiste letteratura, che non esiste una letteratura, che non esiste una lingua se non ci sono dei letterati prima di quella lingua. Ecco che viene, si afferma la solita posizione bambesca che noi di solito comunichiamo. Quali sono gli antenati del volgare? Quali sono quelli che filologicamente parlando giustificano il volgare come lingua? Sono il Petrarca e il Boccaccio. Questa è la sua, non è una sua proposta, perché vedete, da questo punto di vista le prose sono elegantissime. Non è che diano addosso a nessuno, non è che facciano nomi. L'unico nome di cui si fa lode, e per ovvie ragioni, è quello del Magnifico, il quale con Alberti e con Flavio Biondo aveva già parlato dell'eccellenza, diciamo, del possibile eccellenza del volgare. Non si fanno nomi, non si esprimono critiche a questo e a quello, eppure noi intuiamo in trasparenza che quelle critiche ci sono, che quelle obiezioni ci sono, ma in realtà la prosa si evolve proprio su temi di filologia e di filologia, come dire, vissuta, interessante, a chi naturalmente abbia lo spirito di sopportare questo fraseggio ovviamente piuttosto ostico, piuttosto lontano. Nel secondo volume, per certi aspetti più significativo ancora, si parla della struttura intima della poesia e della prosa, di come le parole devono essere accostate o possono essere accostate, che tipo di suono provocano, che tipo di sensazione provocano, che tipo di accostamento, che tipo di simbologia hanno. Ed è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. La piacevolezza, come lui la chiama, l'alternarsi nei versi della piacevolezza del settenario con la gravità dell'endecasillabo. Ho fatto solo degli esempi, poi ci sono questioni metriche, questioni che, ma sono tutte classificate, non è che siano presentate nella maniera disordinata che io adesso uso. Io mi muovo in questo modo perché voglio sintetizzare, ma là sono espresse con molta maggiore tranquillità e con molta maggiore piacevolezza, per usare un termine squisitamente bembesco. Infine il terzo volume, e questo è dedicato alla vera e propria grammatica. Si scriverà in questo modo, si scriverà in quell'altro. È una foresta meravigliosa, perché? Perché è un insieme di citazioni, e quindi tu trovi il Guitone, trovi Dante, eccetera. Dante è abbastanza escluso. Tra parentesi, Mazzacurati ha detto che quella del Bembo è una filologia dell'esclusione, e ha ragione, perché Dante non è, sì, Dante è rispettatissimo, è il padre della nostra, però come potete immaginare che un plurilinguista come Dante, abituato a prendersi le parole toscane, a prendersi le parole fiorentine, ma potendo a metterne dentro di proprie, a crearsele da solo e a metterti di fronte a degli apax, a delle cose singolarissime come l'intuarsi, l'immiarsi, come potete pensare che uno di questo genere potesse andare a genio al Bembo? Il Bembo lo rispettava, ma non lo amava, e ha ragione dunque Mazzacurati a parlare di una filologia dell'esclusione, in questo caso specifico, senza togliere niente naturalmente. E poi naturalmente bisognerà parlare del volgare che si userà, perché è facile dire il volgare, fino adesso abbiamo parlato del volgare, ma quando va a essere quello usato? E qui vengono fuori le solite scolastiche proposte che conosciamo tutti. Potrà essere, come sosterrà Castiglione più avanti, il volgare cortegiano, cioè quello che si parla nelle corti, quello che si parla da parte di persone di grande cultura che sono immesse in un ambiente di particolare raffinatezza. Questo è il volgare cortegiano. Il maggiore sostenitore è Castiglione, ma ce ne sono tanti altri. C'erano discussioni al coltello su queste cose allora. E in realtà questa soluzione viene quasi subito, come dire, non dico osteggiata, ma
criticata dai partecipanti al famoso colloquio di cui vi parlavo, per il fatto che chi farà una unione degli elementi più belli delle varie corti? E notate l'assoluto anacronismo di questo parlare di corti in un momento in cui le corti franavano da ogni parte. E la cosa che più spaventa del Rinascimento è proprio questo, che proprio nel momento in cui raggiunge la sua massima eccellenza, in quel momento sta crollando, perché queste corti stanno crollando. A Firenze tornerà Cosimo, e infatti l'ultima edizione delle prose nasce con la dedica a Cosimo, ormai Granduca. Tutto il resto è ormai le varie corti e corticine, Urbino, Mantova, il Sacco di Roma, che non è tanto una corticina, ma Roma era in grado di rifarsi e in effetti si rifece. Ma Ferrara, che è ormai in via di decadenza, perché? Perché qui c'è un'altra questione di natura religiosa, ma eventualmente ne parleremo poi. Quindi dicevo, tornando alla proposta del volgare cortegiano, è una proposta molto elegante, molto bella, in grado di accontentare tutti, ma secondo i nostri parlanti delle prose, improponibile. Improponibile perché chi stabilirà un limite, chi definirà nei suoi presupposti, chi ne farà una grammatica, se queste cose dovranno essere colte nelle varie corti di qua e di là, da parte di chi? Chi farà un'unione? Quindi questa è una proposta quasi subito, non dico respinta, perché non respinge mai niente il Bembo, ma sicuramente lasciata in una certa incertezza. C'è poi l'altra proposta, e questa è molto cara ovviamente ai fiorentini. Il fiorentino Machiavelli, a cui pare debba essere definitivamente attribuito il dialogo sulla lingua volgare, su cui c'è stato tanto da discutere fino a poco tempo fa, Machiavelli proponeva il fiorentino parlato. Se il volgare era diventato una lingua vera e propria, chi non poteva essere più adatto a continuarlo e a sorreggerlo del fiorentino parlato? Una lingua vivace, vicinissima alle tradizioni, anzi quella che aveva più mantenuto la tradizione classica. Ma anche di questo nelle prose si parla con una certa critica. Perché? Perché proprio le esperienze fiorentine avevano fatto decadere il volgare del 400 nelle sue pazzie burchiellesche o nelle stranezze berniane. Era stato proprio quella vicinanza al parlato che aveva nociuto allo stesso poliziano, perché il poliziano, che pure doveva essere rispettato al massimo nell'ambito delle prose per la sua appartenenza sia all'uso del volgare come all'uso del latino, proprio il poliziano aveva ceduto alle facili tentazioni di un linguaggio abbastanza popolaresco, con molte forme molto, molto, come dire, molto corrive, molto popolari. E quindi la vicinanza al parlato, anzi a un certo punto Bembo fa dire a uno dei suoi personaggi una cosa interessante, dice: io non credo che sia utile per un fiorentino di adesso sapere che il volgare da usare debba essere il fiorentino, perché la sua abitudine al parlato lo farebbe sicuramente sgarrare, lo farebbe sicuramente andare fuori dai termini. Allora quale proposta? Il fiorentino dei grandi, delle radici del volgare, e cioè del Petrarca e del Boccaccio. Il Petrarca per quanto riguarda la poesia e il Boccaccio per quanto riguarda la prosa, ma per il Boccaccio c'è qualche, come dire, voluta, qualche allargamento, qualche possibilità in più. Quello che rimane abbastanza rigido è proprio il petrarchismo, di cui il primo rappresentante è proprio il Bembo. Ma guardate che non è, ecco qui sposto leggermente il discorso, non è neanche questa una cosa completamente vera. Se voi leggete, e io ve ne vorrei leggere uno magari, se voi leggete le cose del
qualcosa del bimbo, qualcosa di poetico logicamente, non vi leggo la prosa perché dormireste nel giro di 2 minuti, ma per quanto riguarda i sonetti possiamo anche vedere. Il petrarchismo bembesco non è quello che nacque poi al bembo, o meglio alla conoscenza del bembo, fu il bembismo, cioè l'imitazione accanita e forsennata che ne fecero gli altri. Già un petrarchismo d'accatto era nato nel 400. Nel 400 non c'era, tutti avevano petrarchizzato, ancora vivente lo stesso Petrarca, pensate un poco. Ma il petrarchismo bembesco è ben altra cosa, è nutrito di forme molto più curate, molto più eleganti, molto più lineari, e quindi siamo di fronte a una scelta elegante di termini e di forme. Sentite per esempio, tanto per vediamo se è messo, sì, ho messo un segnale. Beh, c'è una cosa da dire, che una caratteristica del Petrarca era ritenuta quella di parlare unicamente d'amore. La cosa non è completamente vera, questo lo sappiamo. Parla d'amore, ma non solamente d'amore. E in effetti anche il bembo non parla esclusivamente d'amore. E la canzone che egli scrisse ancora nel periodo opinate per la morte del fratello, tra parentesi era già morto nel 1503, vuol dire, sono tutte cose che sono un po', come dire, spostate, no? E cioè la famosa canzone Alma Cortese è molto bella, ma è una canzone di morte, perché è la canzone di un fratello, c'era molto affetto fra i due, anche perché Carlo, pur essendo più giovane di 2 anni, aveva evitato a Pietro molte di quelle incombenze che, come patrizio e membro di una famiglia illuminata, sì, importante, avrebbe dovuto, alle quali avrebbe dovuto soccombere. E quindi lui lo amava molto, e questo lo dice anche nelle lettere che poi più avanti raccolse. Questa canzone, Alma Cortese, è dedicata appunto alla sua morte ed è fatta di forme petrarchesche. Si potrebbero anche in qualche modo contrassegnare. Ci sono parole che sono proprio del Petrarca, ci sono giaciture, cioè composizioni di parole e parole che sono proprio del Petrarca, e quindi è petrarchesca, però è mossa da un motivo di dolore, di pianto, da un fratello che dice di recarsi sulla tomba del fratello per piangere, eccetera, eccetera. E Catullo e Foscolo, qua siamo di fronte a un grande tema. Ma io volevo semplicemente, non la canzone, che è bella ma importante, ma insomma, ma che non vale la pena di leggere interamente, ecco, vi leggo, tanto per dimostrarvi com'è elegante il petrarchismo bembesco, come sia elegante il petrarchismo quando viene, come dire, usato in un certo modo. Vi leggerò il sonetto del, beh, questo qua prima di tutto. Beh, quello del cristallo ve l'ho già accennato, no? È molto bello. Questo era nato per Lucrezia Borgia, comunque. Vedete come continua il nostro bembo? Non è che si molli mai, eh? Lui si è messo in testa questa idea, il volgare, l'amore di un certo tipo, eccetera, e non demorde fino alla fine, come vi ho già dimostrato. Dice: poiché ogni ardore mi circoscrisse amore, cioè poiché amore mi ha impedito ogni ardore, quel giorno in cui ho posto il piede nel suo regno, tanto che io non oso non solo parlarne con qualcuno, ma nemmeno scoprirlo con qualcuno, sto parafrasando, avessi almeno di un bel cristallo il cuore, che quel che taccio e Madonna non vede, dell'interno mio mal, senza altra fede, ai suoi begli occhi tralucesse fuori. Cioè, avessi almeno il cuore fatto di un bel cristallo, di modo che, senza bisogno di mostrare nulla, qualcosa ne emergesse agli occhi della mia donna. Perché io spererei della pietate ancora
veder tinta la neve di quel volto che il mio spesso bagna e discolora. È Petrarca. Bagna e discolora, è Petrarca. Il cristallo no, però, questo no. Or che questo non ho, cioè dal momento che non ho questo cristallo, e quello mi è tolto, cioè mi è tolto la possibilità di vedere la mia donna, come dire, piangere per il mio pallore, per le mie lacrime. Or che questo non ho, quello mi è tolto, temo non voglia, costruzione latineggiante, temo non voglia il mio signor che ho mora, la medicina è poca, il languir molto. Come sempre nel sonetto il clou è all'inizio, dopo le cose si dipanano, però l'immagine è bellissima. E il periodo lunghissimo iniziale, che prende addirittura tre strofe, le due quartine e una terzina, è effettivamente abbastanza pesante, ma è scandito dalla posizione, e questo è tipico nelle prose, è detto, dalla posizione del verbo. Nelle prose, soprattutto nella parte, nel secondo libro, il Bembo parla moltissimo di queste posizioni, queste che noi chiamiamo modernamente giaciture. Contini usa normalmente questi termini, sono del Bembo, le giaciture e i sintagmi, eccetera. Questo è un bel sonetto, un altro bello e poco conosciuto, è quello in cui allude a quell'amore, a quel pallido sospetto d'amore, a quell'ombra amorosa che ha costellato gli ultimi periodi della sua esistenza. Dice: i chiari giorni miei passar volando, che fursi pochi e tosto aperser l'ale, poi piacque al ciel, cui contrastar non vale, farmi di pace, pormi di pace e di me stesso in bando. Cioè i miei giorni lieti sono passati rapidissimi, poi è piaciuto a Dio che io mi allontanassi da essi. Così molt'anni ho già varcato, e quando mancar dovea la fiamma del tuo strale, cioè quando ormai doveva venir meno la fiamma del tuo strale, sta parlando ad amore, amor, che questo incarico stanco e frale, cioè il mio corpo, tutto dentro e di fuori si va allentando, dal momento che il mio corpo sta subendo una decadenza fisica, sento un nuovo piacere, possente e forte, giungere nell'alma al grave antico fuoco. Cioè, proprio adesso che la mia vecchiaia è iniziata, sento l'inizio di un nuovo affetto, tale che al doppio ardo e par che non mi incresca. Lasso, ben son vicino alla mia morte, cioè pure son vicino alla mia morte. Questo sonetto è del posteriore alla morte della Morosina, dovrebbe essere intorno al 40. Che pote mai l'inferno durar poco, in cui se scema virtù febbre rinfresca, cioè l'inferno a cui la virtù viene meno è destinato a vedere crescere la sua febbre. Ma questo è uno dei rapporti petrarcheschi. E avevo anche un'altra in cui compare per l'unica volta il nome della Venezia. Tra parentesi abbiamo anche una lettera della Morosina. Sapete chi la trovò? La trovò quello che divenne poi Papa, Pio XI, Alfonso Ratti. La trovò alla Morosiana, l'unica lettera che abbiamo della Morosina. Chiusa parentesi, mi è venuto in mente. Oppure quest'altro: quando forse per dar loco alle stelle il sol si parte e il nostro cielo imbruna, spargendosi di lor, che ad una, a 10, a 100 escono fuori chiare e belle, io penso e parlo meco. In qual di quelle ora splende colei, cui pare alcuna, non fu mai sotto il cerchio della luna, benché di laura il mondo assai favelle? Cioè, quando compaiono le stelle nel cielo, io mi domando in quale stella risiederà colei che, eccetera, eccetera. In questa piango, cioè in questo frattempo io piango, e poi che al riposo torno, più largo fiume gli occhi miei e l'immagine sua l'alma riempie. Trista,
Ecco, l'isolamento del triste è un insegnamento boccaccesco. Noi possiamo dire che è un ensemble un pochino troppo caricato, però è un insegnamento, ho detto boccaccesco, bembesco. Mm-hmm. E l'immagine sua l'ampia, l'alma riempie triste, la qual, mirando fiso in lei, le dice quel ch'io poi ridir non oso, o notti amare o parche ingiuste ed empie. Il sonetto è fatto così, comincia bello e poi abitualmente decresce. Continuiamo rapidamente perché ho l'impressione di approfittare della vostra pazienza. Allora, dicevamo delle prose. Le prose della Bocanlingua escono nel 25. Hanno un immenso successo, immenso è dir poco. Immediatamente ce ne sono tre edizioni che noi conosciamo. Due vivente il bembo stesso e l'una postuma. La seconda delle due che uscirono quando Bembo viveva ancora è la più elegante in assoluto, perché adotta i tipi di Manuzio, un bellissimo corsivo cancelleresco molto elegante, una dimensione ridotta. Sapete che una caratteristica della tipografia manuziana fu il produrre i libri da tasca, i petrarchini, come li chiamavano allora, anche se non erano necessariamente custodi del Petrarca. Comunque, libri piccoli, maneggevoli, privi di note, quindi fatti proprio per il consumo personale, per la lettura personale e silenziosa, senza bisogno di spiegazioni o di altro. Parlavo delle edizioni delle prose, quindi una prima edizione di cui ho già parlato, una seconda che è la più bella in assoluto, io l'ho vista ed è veramente bella, non c'è altra parola, elegantissima. La terza esce quando lui è morto. E ho detto che muore nel 47, no? Nel 49 esce questa terza ed è già un'altra cosa. Prima di tutto porta una introduzione del Varchi con lodi, mi dice, con lodi a Cosimo, ormai siamo a Cosimo, con lodi, mi dice. Poi è fiorentinizzata, non il testo per carità, ma fiorentinizzata ampiamente la prefazione. Poi ha un apparato di note e di spiegazioni. Quindi, come dire, non è già più quell'opera che il Bembo aveva voluto, perché lui, a partire già dal 35, dalla morte della Morosina, lui si era dedicato, ed è questa la sua ultima, non l'ultima opera, ho da dire un piccolo particolare, scusatemi, e cioè che e effettivamente Venezia un poco si era pentita della sua decisione di accantonare il prezioso Bembo, e visto la sua statura, guardate che quando fu incoronato Carlo V a Bologna nel 30, tutti i letterati italici vi concorsero, naturalmente quelli che potevano, e abbiamo almeno tre testimonianze del fatto che essi vi andarono perché c'era Bembo. Voglio dire, la sua notorietà e per le prose e per il suo decennio di segretario di papi, benché non volesse farlo, in effetti poi lo fece. Venezia si era un po' pentita, insomma, ecco, e gli affidò un incarico che non gli era per niente congeniale, ma dobbiamo ricordarlo, e cioè quello di completare le storie che erano rimaste interrotte per la morte di Navagero, mi pare, che le aveva compilate fino a quel momento. In latino, sia ben chiaro. E lui, benché non fosse assolutamente portato, decorosamente portò a termine anche questo tipo di ufficio, salvo poi dedicarsi negli ultimi anni alla traduzione in volgare della sua stessa opera. E gli dedicò l'ultima parte della sua vita, a parte queste simpatie così di cui vi ho accennato, dedicò proprio alla sistemazione delle sue opere. Ripubblicò i peccaminosi asolani. Fino a quel momento non l'aveva mai fatto, quindi gli Asolani hanno solo due edizioni, una del 5, 1505, e quella del 1530. Non ne hanno più.
lui non li aveva più non toccati, non li aveva più osato probabilmente presentarli, anche perché se non erano adatti a un patrizio veneto, figuratevi se erano adatti a un futuro cardinale, come in effetti fu a partire dal 39. Poi mise in ordine e pubblicò le sue stesse rime, quelle a cui appartengono queste che vi ho letto, quelle più belle e soprattutto quelle in cui il petrarchismo dominante tocca però la più intima natura del bembo, ravvivando anche elementi di malinconia, di tristezza, i momenti gotici, diciamo così, del Petrarca, perché il Petrarca ne ha. Poi assestò le sue lettere, ne fece 4 volumi, tutti rigorosamente ripartiti, a seconda degli emittenti, a seconda dei destinatari, eccetera. E tra questo appunto uno dedicato alle lettere ricevute da principesse, ricevute da dame, e questo vuol dire molto. E il fatto che uno abbia mantenuto questo tipo di cose vuol dire estremo rispetto per se stesso. E malgrado quella verniciatura che gli doveva sembrare necessaria, malgrado quella espulsione di certi caratteri che forse gli parevano troppo anche per lui, e tutto sommato vuol dire sentirsi ed essere ancora liberi in un momento in cui liberi anche religiosamente non si è più. Non dimentichiamoci che quando diventa cardinale è il 39, la riforma ha già unificato le lingue germaniche e ne ha fatto una sola, quello che la nostra non ha mai potuto fare. La riforma ha fatto una lingua della divisione germanica, la traduzione della Bibbia fatta da Martin Lutero lo dimostra. E la Francia aveva una lingua sua, la centralità di Parigi come luogo di commerci, di uffici e di potere aveva per forza portato i vari linguaggi a una, come dire, unità. La nostra non ebbe questa, le nostre regioni, i nostri stati non ebbero questa fortuna, questa disposizione, questa capacità, ed è per questo che è di questo che risentiremo più avanti. Ma non era questo, volevo concludere col bembo perché altrimenti vi annoio. Dicevo appunto che da quando è cardinale deve risiedere a Roma, però deve assumersi anche degli incarichi di vescovado, e infatti diventa vescovo di Gubbio e per un certo periodo è a Gubbio. E pensate che la prima messa, lo scrive lui a un nipote, al famoso Matteo Bembo, ma famoso per altre ragioni, dicendo domani dico messa, vedi il mutar delle sorti, come dire guarda dove sono andato a finire, perché non è che avesse grande esposizione religiosa, questo l'avete già capito, non era né filosofo né religioso, cioè era religioso ma in quella maniera conformistica, così, generica, ecco, diciamo così. Non era filosofo, non era veramente poeta, era un costruttore di cultura. In realtà io questo ho sempre sentito e in questo modo ve lo presento. E muore nel... non muore a Gubbio, fa in tempo a farsi trasportare a Roma, scrive un ultimo sonetto, immaginate, a Monsignor della Casa, che sarà forse il suo più vero continuatore. Anche nell'ambito del petrarchismo gotico di cui accennavo prima, e muore all'inizio del 47, è sepolto a Santa Maria sopra Minerva, c'è la sua tomba. Ho finito, scusate se sono stata...